Stefano Compagni, presidente McTiles Italia. Questa fiera pare sia stato un successo. Dopo 4 anni è tornata, McTiles è stata presente, direi protagonista. Sicuramente tutto il nostro staff, compreso io che rappresento la proprietà, siamo molto molto contenti. Era 4 anni che eravamo in trepida attesa di questo evento, evento che ci dà la possibilità di incontrare i nostri amici clienti che da tutto il mondo fortunatamente sono ritornati e siamo stati veramente contenti. Successo veramente dovuto anche a voler crescere e la forza di volontà di portare avanti la crescita continuativa dei nostri prodotti. Abbiamo sviluppato, oltre all'usato, anche prodotti nuovi, linee interessanti, e credo che sia veramente un successo inaspettato. Pensavamo che fosse una buona fiera, onestamente è venuto un sacco di clienti che non vedevamo da tempo e neanche aspettavamo di vedercelo così da vicino in poco tempo. Sono tornato un po' anche dal Far East, Nord Africa, Medio Oriente, tutti i clienti storici che abbiamo in Europa. È stata una ricca presenza con tante sorprese, perché giustamente non mi aspettavo la presenza anche di tanti medio orientali. Sicuramente un ottimo bilancio. Il McTiles vuole continuare a crescere, visto il lancio di nuovi prodotti, nuovi segmenti di mercato, dove sta andando già molto bene. Sì, abbiamo sposato la causa di investire, progettare prodotti nuovi sulle grandi lastre. I primi salini di sfogliatura che abbiamo presentato, stiamo già lavorando in 3 impianti d'Italia, quindi già consolidato come macchinario, come linea. I clienti stranieri sono molto interessati, perché un prodotto ecologico necessita, ormai la lastra necessita di questa applicazione, anche per sicurezza e facilità di lavorazione nei countertop, nei tavoli, in generale. Siamo molto contenti sui prodotti nuovi. Quindi avanti così. Sicuramente, sempre più forti.